Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere di Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero davanti a te, ed egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Catanzaro, e sono andato a celebrare la messa alle 11:30 nella chiesa di Lamezia. Lamezia è una grande città dove c'è addirittura un aeroporto e una grande stazione ferroviaria. Mentre camminavo c'erano lungo la strada delle canne. C'era un vento fortissimo, e le canne si piegavano. Perché le canne si piegano? Perché non sono robuste. Il tronco di una quercia si piega quando c'è il vento. I rami sì, ma il tronco no. Così neanche i tronchi forti di tutti gli alberi. Ma la canna, quando c'è il vento, se il vento soffia da questo lato, la canna si piega da questo lato. Se il vento soffia da questo lato, la canna si piega da questo lato. Ora, siccome San Giovanni Battista si accorse che Gesù era diverso da come lui se lo aspettava. Direte voi perché? Perché San Giovanni Battista si aspettava che Gesù, quando veniva, avrebbe fatto un giudizio severo di tutte le persone. Tu sei cattivo, o ti converti oppure ti faccio morire. Tu sei buono, dato che sei buono, vieni dietro di me e diventa mio discepolo. Tu sei una persona che vuole continuare a peccare e ha già peccato in vita tua, bruciata nel fuoco.
sei invece una persona buona, diventa mia discepola. San Giovanni Battista aveva in testa che Gesù, venendo, avrebbe fatto un giudizio su tutti gli uomini e avrebbe diviso l'umanità in due eserciti, uno di persone buone e uno di persone cattive. Poi si accorse che invece questo non avveniva. Gesù parlava, predicava a tutti e andavano dietro di lui esattori disonesti che si intascavano i soldi delle persone quando pagavano le tasse, donnacce che peggio di come potevano essere non erano e stavano con tutti gli uomini a pagamento, erano prostitute e ci andavano dietro, gente cattiva, e andavano dietro di Gesù. In mezzo a tutte quelle folle non faceva la distinzione, voi da questo lato e voi da questo lato, tutti assieme. Poverino San Giovanni Battista è giù in crisi. Ma che sta succedendo? Ma chi sono, signori? Ma questo è il Messia? Ma questo è il Salvatore che aspettavamo? Boh, non ne capisco niente. Quando la prima volta l'aveva visto, si era rallegrato. Aveva detto a tutte le folle che lo seguivano per farsi battezzare: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E si era rallegrato quando alcuni dei suoi discepoli erano andati dietro Gesù, anche se avevano abbandonato lui, perché diceva: mi piace che lui è più importante e i miei discepoli vanno dietro di lui. Però, continuando lui a predicare, gli diciamo: sai, Gesù è passato da una casa dove c'era l'ufficio di un esattore delle tasse di nome Matteo, questo grande ladro che sfrutta la gente e si intasca i soldi della gente. Gesù si ferma e gli dice: vieni e segui. Ma come ragiona questo Gesù che tu ci hai detto che era l'agnello di Dio? E Giovanni inghiottiva. Testamente arriva un altro: sai Gesù che cosa ha fatto? Mamma mia, che cosa ci si sente dire? Era a pranzo davanti a un galantuomo, una persona per bene, un fariseo, e si presenta una prostituta che la conoscevano tutti nel paese. Si avvicina, gli lava i piedi con le sue lacrime, glieli asciuga con i suoi capelli e Gesù le dice: ti siano perdonati i tuoi peccati. Ma come c'è che ne finì? E tutti si meravigliavano. Cioè, Giovanni diceva: ma io avevo capito leggendo la Bibbia, perché Battista la Bibbia la leggeva, leggendo la Bibbia avevo capito che sarebbe venuto il Salvatore nel mondo per salvare i buoni. Invece ora quello è cattivo, si presenta quello è cattivo. Ma non c'è più un mondo, pensava ai suoi discepoli, non lo diceva, ma dentro di sé lo pensava. Per cui una mattina, dopo aver pregato, il Signore: ma come un nuovo annaro su Gesù? Boh, io non ci capisco niente. Chiamò due dei suoi discepoli e disse così: andate da Gesù e gli dovete domandare: ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Perché Giovanni Battista ha la testa confusa ed è entrato in crisi. Cosa facciamo? Allora Gesù non è che disse: sì, sono io, ma che pensa Giovanni Battista? Ma è un ignorante, non ha capito niente della Bibbia. Non disse questo, no, anzi, cominciò a vantare Giovanni Battista. Prima di tutto, precisò una cosa:
a Giovanni Battista, gli dovete dire questo: i ciechi acquistano la vista, i sordi cominciano a sentire, gli zoppi camminano, i morti risuscitano e ai poveri è annunciata la parola di Dio. Queste parole, attenzione, non sono parole di Gesù. Le aveva dette molte centinaia di anni prima un grande profeta che si chiamava Isaia, e tutti le sapevano queste parole. Perciò Gesù voleva dire: se in questo momento si verificano le parole del profeta Isaia, vuol dire che sono io, non è un altro. Allora voleva dire a Giovanni Battista: correggiti le idee che ti sei fatto sul Salvatore, perché il Salvatore sono io. Uscendo, diciamo così, da questo discorso, andiamo al discorso del giorno d'oggi. Quanti e quanti, anche preti, sapete, anche preti, li ho sentito con le orecchie, pure qualche vescovo, se la prendono con Papa Francesco, ma chi suo Papa è? L'ho sentito dire io con le mie orecchie a una donna consacrata che ha fatto la promessa davanti a Dio di essere sposa di Gesù per sempre. Io questo Papa non lo conosco, non lo riconosco come Papa. Chi è tutto questo discorso sulla misericordia, sul perdono, accoglie tutti, a tutti vuole bene? Tutti questi musulmani che vengono qui stanno travolgendo il cristianesimo, questo Papa non va. Un dico che caccia che sia una muerte, ma poco ci manca. Siamo. Vedete che il Vangelo di una volta si ripete pure oggi. Continua il discorso. Quando poi i discepoli se ne andarono, sapete cosa disse? Ma voi che siete andati a vedere nel deserto, cominciò a vantare Giovanni Battista, un uomo dritto, che sapeva la legge di Dio, che aveva studiato la Bibbia, che predicava il cambiamento dei cuori. Che cosa pensate che sia? Una canna sbattuta dal vento? C'è uno che non ci sciovende a buco? Sempre preciso, sempre fedele a Dio, sempre servo di Dio. Questo è un insegnamento per noi, un insegnamento. Cioè, non è che noi siamo sempre precisi, sempre fedeli a Dio, sempre accanto a Gesù. La morte è come canne sbattute dal vento, non ci sciovende. Ieri sera sul treno, avevo avuto tempo, che è arrivato con 2 ore e più di ritardo, figurate, dovevo arrivare alle 7:30 ed è arrivato alle 10:15 di sera. C'era un signore, un pittore, accanto al mio sedile, parlava, cominciava a dire, ce l'aveva con la chiesa, ce l'aveva con i preti, ce l'aveva, e diceva alcune cose. Lei, che è un grande pittore, sarà bravo nella pittura. La Bibbia sarà letta con esattezza. Cominciò a dire alcune cose sulla Bibbia che non erano precise. E così, poco a poco, abbiamo fatto amicizia, ci siamo scambiati il biglietto da vista, i telefoni. Mi ha promesso che quando viene a Palermo mi verrà a trovare. Il fatto è che a volte, quando noi o leggiamo cose, o vediamo una cosa al telegiornale, o sentiamo cose magari che non ci piacciono, subito, appena arriva qualcuno, dice: beh, allora tu che ci vai a fare in chiesa? Non lo vedi i preti come sono? Non lo vedi che cosa succede? Non lo vedi le suore? Non lo vedi? E non pensano che nella vita della chiesa è come nella Bibbia. Nella Bibbia si dice che quando verrà il Salvatore giudicherà tutti, ed è vero, ma si dice anche che Gesù avrebbe salvato tutti, avrebbe amato tutti, avrebbe perdonato i peccatori, avrebbe usato la misericordia.
Quindi ciascuno di noi segue nella Bibbia e nella vita le cose che ha voglia di seguire. Molti fanno come certi ragazzi che vanno a scuola, poi ci si riesce a studiare e cominciano a dire alla mamma: mamma, a scuola non ci voglio andare perché la professoressa di matematica mi ha messo sopra il naso e qualsiasi cosa io faccio non le va mai bene, io a scuola non ci vado più. E la mamma giustamente risponde: no, a scuola ci devo andare, altrimenti le naticate che ti do arrivano da qui a Monte Pellegrino. Ora così certuni fanno: in chiesa non ci voglio andare, non voglio seguire il Vangelo perché ci sono delle cose che non funzionano. Perché ditemi una cosa, ce ne sono nel mondo posti dove tutto funziona a pennello? Ma sai, in Inghilterra c'è che si trova più facilmente posto di lavoro, adesso non tanto, ora queste votazioni che ci saranno non lo so come andrà a finire. Ci siamo posti nel mondo dove tutto funziona a puntino, non ce ne sono. Ognuno di noi dov'è deve fare il suo dovere, deve essere dritto, camminare secondo giustizia e fare la volontà di Dio, come facevano Giovanni Battista e Gesù. Avevano un carattere diverso tutti e due, avevano un modo diverso magari di interpretare e spiegare la Bibbia, però è bello sentire dire da Gesù nei confronti di Giovanni Battista: non è una canna sbattuta dal vento, non è un uomo ricco che gli piace stare nelle case dei ricchi, ma è un grande profeta, il più grande dei profeti che siano mai esistiti. Bene, sentite da Gesù questo elogio. Allora camminiamo secondo gli insegnamenti di Gesù, non ci lasciamo condizionare e influenzare da tutte le chiacchiere che sentiamo di qua, di là. Quante chiacchiere, quante cose sbagliate, quante cose. Certe volte sento dei dibattiti alla televisione, ma chi su come ragiona? Sento dire delle interpretazioni sulla Bibbia, sul Vangelo, su altro, ma chi su sul Gio Vangelo? La Bibbia. Si parla per sentito dire. Quelli che parlano per sentito dire sono canne sbattute dal vento. Tu vuoi sapere la verità? Il Vangelo è a portata di mano. Non solo il Vangelo, ma il Vangelo è semplicemente uno dei tanti libri della Bibbia. Ce ne sono tante cose nella Bibbia e sono tutte meravigliose, bellissime. Bisogna studiare, bisogna approfondire, invece di perdere tempo con il cruciverba e con altre letture, oppure sempre televisione, o sempre telefonino, leggiamo la Bibbia, o apprendiamo dalla televisione, o dai tablet, o dai telefonini, le cose belle, i messaggi belli che arrivano. Perché i messaggi stupidi, sciatacanti e malecumenati ne arrivano. Siamo noi che dobbiamo capire le cose da fare e quelle da non fare. E chi è che ci guida in questo cammino sulle cose da fare e da non fare? Gesù. Perché Gesù ha detto: io sono la via, e quindi camminate dietro di me che non sbagliate. Io sono la verità, quello che dico io è vero al 100%, anzi al 1000 per 1000. E io sono la vita, chi segue me non sarà mai infelice, perché chi ama Gesù è sempre felice. Quelli che non amano Gesù pare a volte che siano felici, ma in realtà dentro il loro cuore sono molto infelici. Concludo ora, quasi quasi i suoi romanzi non li legge più nessuno. Io stesso ho tentato di iniziare qualcuno dei suoi romanzi, ma mi sono un po' annoiato. Ma nel 1800, quando questo grande scrittore rimasto nella storia della letteratura si chiamava Anatole France, uno scrittore francese,
dei romanzi famosi. Festeggiarono il suo compleanno e c'era gente ragguardevole di tutta la città, e qualcuno si avvicinò e nel fare il brindisi gli disse: Anatolio, siete un uomo fortunato, siete un uomo felice. Lui, sapete cosa rispose con una lacrima che gli scese sul viso? Non c'è un uomo infelice come me. Non credeva in Dio, non seguiva il Vangelo, e i suoi romanzi si sente il vuoto più assoluto. La vera felicità ve lo possa assicurare un uomo che vive il suo sacerdozio da 53 anni e che a 75 anni di età, gli uomini più felici che ho incontrato nella mia vita sono quelli che amano Gesù. E vi dico anche il contrario: quelli più infelici sono quelli che abbandonano Gesù e si danno alla pazza gioia, ai piaceri della vita e a tutte le cose che sono contro la legge di Dio. Più andiamo contro Dio e più siamo infelici, più invece seguiamo Dio e più abbiamo la vera e duratura felicità.